pomeriggio a tutti, grazie. Oggi per noi è una giornata straordinaria, siamo emozionati perché ricordo quando ero un giovane consigliere comunale d'opposizione e sognavo di non avere più uno spartitraffico nella piazza centrale di Giuliano del Lido, e oggi vedere questa piazza arricchita e impreziosita da questa bellissima Bike to Coast che è veramente in linea con le migliori realtà nazionali, mi fa comprendere e capire quanto lavoro c'è stato dietro. E il lavoro, guardate, non l'abbiamo fatto noi, li hanno fatti i tecnici, ringrazio le società, l'Area 77, l'architetto Lucidi, ringrazio gli uffici comunali, gli assessori, ma soprattutto ringrazio le ditte che sotto il Covid, non ci dimentichiamo che di lavori come questo in provincia di Teramo negli ultimi 3 anni non è stato realizzato nulla, perché noi abbiamo iniziato a fare questa piazza e poi la Back to Coast mentre eravamo chiusi in casa, quindi qui c'erano operai a lavorare per cercare di realizzare questo sogno. Oggi vedere Giulianova presa ad esempio da realtà come Rimini e San Benedetto fa comprendere quanto lavoro c'è stato dietro. E devo ringraziare anche i miei consiglieri di maggioranza, perché è vero, qualche critica è arrivata, però io dico sempre che per realizzare opere infrastrutturali bisogna avere una prospettiva, bisogna sfidare le regole del gioco. È troppo semplice fare un mandato da sindaco, da assessore, da consigliere comunale non facendo nulla, perché quando non fai nulla non sbagli mai. Io dico sempre: i rigori li sbaglia solo chi li tira. Noi ogni mattina tiriamo 10 rigori, 7 volte facciamo gol e 3 volte sbagliamo, perché è umano sbagliare. Però oggi vedere questo lungomare fiorito, vedere questa piazza, vedere di nuovo i fiori, qui non c'era un fiore, c'era solamente asfalto e c'erano solamente incuria e c'era solamente persone che venivano a Giulianova in vacanza che dicevano non è cambiato nulla. Noi ogni anno cerchiamo tra mille sforzi di cambiare qualcosa e tutti quanti insieme dobbiamo essere bravi a fare una cosa che in altre realtà limitrofe non fanno. Se voi andate a Roseto o a Teramo non evidenziano mai le cose brutte della loro città, evidenziano solo le cose belle. Noi invece siamo molte volte masochisti e andiamo a evidenziare le nostre cose più brutte invece di parlare delle cose straordinarie. Noi venivamo fuori da 10 anni in cui la città di Giulianova non aveva intercettato un fondo. Io oggi posso dire con orgoglio che gli uomini e le donne che sono all'interno del comune hanno intercettato 45 milioni di euro di opere pubbliche nei prossimi 3 anni, e non ce l'ha nessun comune della provincia di Teramo, e anche la stessa provincia di Teramo ha meno fondi da distribuire per i 46 comuni dell'intera provincia. Questo fa capire quanto lavoro c'è stato. Io mi sento l'allenatore di una squadra straordinaria, perché se io vado o non vado in comune loro sono bravissimi, mi sono circondato di una giunta di assessori che sono più bravi di me, li vedo qui, il mio vice sindaco che è dietro, Lidia Albani, che era con me sin dalle prime ore, dell'assessore Soccorsa Ciliberti, dell'assessore di Carlo e di Candio, loro sono molto più bravi di me, quindi io veramente sono fiero e orgoglioso perché questa squadra sta regalando veramente un sogno a una città turistica che oggi riprende la sua dignità e torna ad essere la capitale del turismo ricettivo di questa regione. Meravigliosa con noi oggi pomeriggio la signora Valeria Marini per il taglio del nastro, dice da dove arriva la voce? Allora, diciamo questa cosa, non sono così bassa io e lei che è altissima. E c'è tanto, vabbè. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti, è un piacere per me essere qui, grazie di avermi invitato. Stasera sarò ospite a Bahia, quindi vi invito tutti per passare una serata stellare. E adesso mi dicono che devo tagliare un nastro, giusto? Allora, siete pronti? Che bello qua. 3, 2, 1, ecco. Grazie a voi. La città merita, quindi è un'iniziativa apprezzata da tutti, io sono felice di aver tagliato questo nastro. Quindi buona estate stellare, io sono in promozione con il mio pezzo Baci Stellari Besame, che sta riscuotendo un grande successo, sono felice, tornerò così balleremo tutti insieme. Grazie. Grazie mille, Valeria Marini con noi tutti i giorni questo pomeriggio. Baci stellari, Valeria, divertiti questa sera, Giulianova ti abbraccia. Grazie davvero a tutti, che sia davvero una buona
e state. Ci vediamo presto.